Ritratto d'autore, Giuseppe Borella. Giuseppe Borella ha iniziato a dipingere nel 1940. Partecipa alla vita artistica esponendo in mostre personali e collettive, ove ha riscosso spesso lusinghieri consensi di critica e di pubblico. Le sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private delle maggiori città italiane e all'estero. Mi trovo qui alla Spezia, nello studio del pittore Giuseppe Borella. Ed è appunto a Borella che vorrei rivolgere qualche domanda in merito alla sua attività artistica. Borella, innanzitutto vorrei sapere da lei quando ha iniziato a dipingere, se questa sua passione per la pittura è nata improvvisa oppure se è maturata gradualmente. Certo. Ho cominciato bambino a guardarmi attorno curioso e a restare affascinato dai colori e dai paesaggi della mia terra. Poi, sotto la guida di mio padre, che come mio nonno si dilettavano d'arte, ho iniziato a metter mano ai pennelli. La passione per la pittura poi si è maturata nel volgere degli anni. Questo è stato il mio inizio. E come ha iniziato propriamente? Con l'acquarello. Dopo una serie di nature morte ho iniziato a dipingere en plein air. Il mio primo paesaggio è stata la vista d'insieme di Vezzano Ligure. Tra l'altro è un paese ricchissimo di eccellenti scorci pittorici. Generalmente un pittore, sia che abbia fatto studi regolari o sia autodidatta, ha acquisito elementi determinanti per la sua arte con l'andar del tempo, attraverso l'esperienza e l'influenza di un maestro, di un gruppo, di un movimento. Borella, lei come è giunta a mettere a punto il suo stile personale? Ma vede, indipendentemente dai primi rudimenti pittorici datemi da mio padre, mi considero sostanzialmente un autodidatta e pertanto credo nel lavoro costante. Sono fermamente convinto che l'esperienza la si acquisti lavorando sodo e soprattutto più ancora di un maestro che io ritengo di aiuto solo nei primissimi passi. Serve molto alla formazione di un pittore la continuità di incontri con altri artisti e possibilmente di tendenze diverse dalla propria, per poter, oltre che confrontare le proprie idee in materia, acquisire tutto un substrato di informazioni e di cultura che diventa la base di un operatore nel campo dell'arte. Nel mio caso, indubbiamente gli impressionisti francesi ed in parte la pittura toscana in genere mi hanno dato la spinta per inserirmi in un certo filone figurativo. In quanto al mio stile, che lei definisce personale, è ovvio, ci sono arrivato da solo, altrimenti non sarebbe più personale. Questo è in dubbio. Come può essere classificato il genere della sua pittura? Ma, volendola inquadrare in un momento pittorico ben definito, penso la si possa classificare in un post-impressionismo. Infatti, se lei osserva i miei quadri, può notare che io non seguo un rigore realistico, ma riporto sulla tela, a livello di impressione, le mie sensazioni. E soprattutto lascio molto spazio alla fantasia. Quali sono i soggetti che predilige nella sua pittura? I paesaggi, che in genere invento, tranne qualche eccezione. Tratto anche la figura e il ritratto, ma prediligo il paesaggio dove posso dar sfogo, come ho detto prima, alla mia fantasia. Non è molto che ho inserito però la figura nel paesaggio, per umanizzarlo e cercare di vivacizzare quel senso di solitudine che è un po' nei miei quadri. Nei suoi paesaggi si riscontra spesso una identica tonalità di colori. Lei rifugge le note vive, taglienti, preferendo un colore morbido, così come alla scena splendente predilige una visione dimessa. Perciò vorrei chiederle se questa sua esaltazione del cielo offuscato, ingombro, del paesaggio, come dire, autunnale,
della malinconia, riflette una sua inclinazione, una sua personale interpretazione della vita e delle cose. Ma non è del tutto esatto dire che nei miei quadri si riscontri una identica tonalità di colori. Sono propenso istintivamente alla pittura tonale, ma solo come costrutto armonico del quadro. È ben vero che rifuggo dalle note vive, taglienti, come dice lei, perché i paesaggi li costruisco nella mia fantasia e quindi sono per forza ovattati e sfrondati di quelle angolosità che si possono ritrovare nel paesaggio reale. Poi, per i toni autunnali li amo perché sono toni caldi e perché fanno parte del mio mondo e del mio modo di interpretarlo. Tutto qui. Visione cromatica di una realtà poetica è una delle definizioni usate per la sua pittura. Vorrei chiederle se questa simbiosi tra pittura e poesia la esprime anche, come dire, in modo concreto. Ho avuto modo, infatti, una volta di vedere un suo taccuino in cui ella andava annotando in versi alcune immagini. E le domando se la realizzazione di una sua opera a volte non parta proprio da questi versi. Lei ha definito la mia pittura visione cromatica di una realtà poetica. È una definizione che mi rende felice perché inquadra la mia pittura. Vede, per un pittore che si affida alla fantasia per esternare i propri sentimenti, ritengo giusto che esista questa simbiosi tra poesia e pittura, perlomeno allo stato di carica emotiva dell'individuo. È vero che qualche quadro da me fatto è la trasposizione su tela di appunti e sensazioni annotate in verso, ma non tutti i quadri. L'attività pittorica, come la poesia e le arti in genere, non è che possa essere programmata, non c'è dubbio. Alla base di tutto c'è l'ispirazione. Ora vorrei chiederle dove trova lei la sua ispirazione per le sue opere. Non si può dire quando venga o non venga l'ispirazione, a parte il fatto che ribadisco quanto ho già detto prima, cioè che io credo molto nel lavoro. E poi che cosa è l'ispirazione? Secondo me è la somma di tante emozioni, visioni, sofferenze, se vogliamo, che un individuo incamera e mette a macerare interiormente. Quando poi si mette al lavoro, questi elementi hanno il dono di mostrarsi da soli. Questa per me è l'ispirazione. Dunque, Borella, che cosa chiede alla sua pittura? Quello che chiedo a me stesso, più che alla mia pittura, è di continuare ad operare con assoluta onestà, perlomeno di intenti. Ora le chiedo, lei è spezzino, diciamo, puro sangue, oppure è spezzino di adozione? Ma guardi, la mia provenienza è piuttosto ibrida. Sangue romagnolo, emiliano, genovese. Però sono nato alla Spezia. Ma lei è nato alla Spezia. Quindi ci tengo a dirlo, sono spezzino, con tutti i pregi e i difetti degli spezzini. Secondo lei, appunto, alla Spezia la gente mostra interesse per la pittura. Che prospettiva offre questa città ai pittori? Ma vede, è triste doverlo dire. Nella nostra città una manifestazione artistica ha il pregio di passare quasi inosservata. L'interessamento per la pittura come fatto artistico da parte del pubblico spezzino è molto relativo, anzi diciamo pure che è ristretto ad una cerchia di operatori che per ragioni di lavoro sono costretti ad interessarsi d'arte. Qualche scusante, come scusante possiamo dire, non so, la Spezia è una città di giovane formazione, la cui popolazione è troppo eterogenea e quindi mancando una tradizione. Un forte ceppo locale e manca anche la grossa tradizione culturale. Sì, questo è vero. Per sopperire a questa carenza dovrebbe esserci da parte dell'autorità civica un impegno costante per stimolare nella popolazione interessi artistici. Sì, in questi ultimi 20 anni abbiamo visto fiorire qualche manifestazione, però sinceramente seguita da altrettanti lunghi silenzi. E dunque, le prospettive che la nostra città offre penso siano molto poche. È pur vero che il Sindacato Nazionale Arti Visive, del quale faccio parte, opera con tenacia e serietà per sensibilizzare, di concerto con le autorità, l'opinione pubblica, ad una maggiore apertura verso gli operatori del settore e verso le arti in genere.
Le sue più significative affermazioni, dove le ha conseguite? Qui alla Spezia o fuori? Beh, a me spiace dirlo, ma da buon nemo profeta in patria le ho avute fuori Spezia. Fuori. La Spezia però ha avuto pittori che, se anche in genere la loro fama è rimasta, come dire, quasi confinata nell'ambito locale, altrove certamente avrebbero avute molte più possibilità di affermazione. A suo giudizio, quali sono stati i più rappresentativi? Guardi, quello che dice lei è verissimo, perché abbiamo avuto ottimi pittori nella provincia di La Spezia, che forse non sono conosciuti nemmeno dagli spezzini. A parte il Fossati ed il Valle, di cui per onore di cronaca è stata fatta un'ottima mostra postuma da parte del comune, e vi sono nomi di valenti pittori che tranquillamente sono passati inosservati alle autorità e alla popolazione. Qualche nome? Per esempio, Giuseppe Pontremoli, la cui bravura era tale da essere paragonato al Fontanesi. Altri nomi, Governato, Enrico Carmassi, Francesco Gamba, Eugenio Brandolisio, buon acquarellista, Emilio Mantelli. A proposito di quest'ultimo egregio pittore e tra l'altro ottimo xilografo, Romolo Formentini scrisse nel primo numero della rivista del Comune del 1903, guardi, le ripeto testualmente, non è certamente la nostra città che possa permettersi il lusso di non far nulla per evitare che venga dimenticato uno dei suoi figli che veramente l'abbiano onorata nel campo delle arti figurative. Un Mantelli che ha stimolato Lorenzo Viani a fare xilografia e passa inosservato, mentre il Viareggino viene, non dico ingiustamente, viene portato agli allori nazionali. Giovani, a quanti si avvicinano alla pittura, quali consigli pensa di poter dare? Quali consigli si possono dare? Penso pochi, perché ai giovani pittori che io conosco non manca certamente l'entusiasmo e sono ben preparati, mi creda. Posso tuttavia fare loro un augurio, quello di avere molta costanza, di seguire la loro strada, anche se a volte ciò può costare incomprensioni e rinunce. Ringrazio vivamente il pittore Giuseppe Borella per aver così cortesemente aderito a questa intervista e gli formulo tanti auguri per codesta sua attività artistica. Cromatica di una realtà poetica, così potrebbe essere definita l'arte pittorica di Giuseppe Borella. E infatti attraverso l'uso morbido e sapiente del colore, così fuggente dai toni aggressivi e taglienti della retorica, che questo artista si avvicina con sincerità pacata alla natura, cogliendone con rispetto profondo e delicati accenti l'aspetto poetico più vivo, più autentico, il palpito della sua anima recondita.